sia lodato, amato e ringraziato ogni momento. Bene, alla vigilia dell'inizio della novena di Natale, che è ciò che ci accompagnerà nella preparazione prossima alla memoria della venuta storica di Gesù, che è stata la sua venuta nell'umiltà per l'umanità intera, ma come avrebbe di lì a poco detto il Santo Simeone, l'inizio della divisione in due dell'umanità. Gesù è il segno di contraddizione per antonomasia, è il discriminante, come lui stesso avrebbe detto, è la pietra angolare. O ci si edifica sopra o la si scarta. Se ci si edifica sopra, si costruisce una grande casa su una grande roccia. Se la si scarta, quella pietra si sfracella addosso a chi l'ha scartata. Non ci sono altre modalità di approccio alla venuta di Gesù sulla terra. Se pensiamo anche alle vicende del Natale, e le meditiamo, cominciamo già adesso a meditarle profondamente, no? Tutta quella serie impressionante di misteri su misteri che si sono addensati intorno a quello che, visto umanamente parlando, come in tutte le vicende della vita terrena di Gesù, sembrava una vicenda molto triste. Una povera donna con un povero falegname, costretti ad andare in un luogo sperduto, remoto, lontano dalla loro abitazione privata, nel freddo, in stato ormai prossimo al parto, che non trova posto in una città sovraffollata per il censimento e quindi va a partorire in un luogo di fortuna e tutto qui, ecco. Umanamente parlando è tutto qui, ma sappiamo bene che non è tutto qui, che dietro quella parvenza c'era ben altro. Dietro quegli alberghi pieni c'era simbolicamente ben altro, dietro quella stalla c'era ben altro, dietro i pastori che adoravano, gli angeli che cantavano, i magi che andarono ad adorare, e invece Erode che fece il diavolo a quattro, fece scatenare il finimondo, c'era ben altro. C'era cioè il compimento del piano salvifico della Santissima Trinità, che culminava nell'invio in terra del Figlio, che spacca in due, come spaccò in due prima che il mondo fu creato il cielo stesso, perché Lucifero divenne Satana, perché non sopportò l'idea che la seconda persona della Santissima Trinità, volendo nobilitare semplicemente tutto il creato, perché questo sarebbe stato senza il peccato dell'uomo, si sarebbe fatto uomo e quindi avrebbe avuto un'umanità deificata e avrebbe quindi dovuto essere adorato non solo come puro spirito, quindi come seconda persona coeterna col Padre, ma anche nella sua umanità santissima, inferiore alla natura angelica, e questo scatenò le ire e la ribellione di Lucifero e di tutti quanti gli angeli ribelli. Quindi che l'incarnazione sia un evento, oggi alcuni novelli dottori e farisei lo chiamerebbero divisivo, oggi c'è questa parola molto, molto utilizzata. Quando si affronta qualcosa di divisivo, ecco, si è subito messi alla berlina in cattiva luce, come i guastafeste di turno, con quelli che vanno a toccare, a minare la pace, la concordia. Ma purtroppo che cosa vogliamo fare? L'evento dell'incarnazione del Verbo è stato divisivo prima ancora che fosse creato il mondo e l'universo, perché è stata la causa della rovina degli angeli ribelli. Tutto l'odio che loro hanno verso di noi, tutto quello che hanno combinato a Gesù nella vita terrena,
deriva da questo antico e primordiale evento. L'umanità spaccata in due, perché l'umanità è spaccata in due, tra chi ci crede e chi non ci crede, tra chi lo accoglie e chi non lo accoglie, tra chi lo serve e chi non lo serve, tra chi lo segue e chi non lo segue. Dipende da questo. Noi non possiamo cambiare queste cose. Noi possiamo semplicemente decidere da che parte stare. Questo spetta a noi. Allora, San Paolo, come dire, premette questo discorso un po' impegnativo che fa con un po' di manifestazioni affettuose nei confronti di questa comunità che lo fece un pochino tribolare, ma che tanto amava, no? Proprio espressioni, San Giovanni Crisostomo usava parole bellissime per commentare questi passaggi, no? Il cuore di un padre in apprensione amorevole verso i figli, no? La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, il nostro cuore si è aperto a voi, non siete davvero allo stretto in noi, quindi è invece nei vostri cuori invece che siete allo stretto, no? Parlo come a figli, rendeteci il contraccambio, aprite il vostro cuore, e poi introduce, pensate questi termini oggi assolutamente banditi anche da un certo linguaggio ecclesiale, no? Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Dove si sentono oggi espressioni di questo genere? Eppure, quando si legge questa pagina, non si dice parole di San Paolo in un momento, diciamo così, di enfasi eccessiva apostolica, ma no, questa è parola di Dio. Gli infedeli, quelli senza fede, letteralmente, in greco è apistois, di coloro che non credono, perché, ripeti, ci sono due possibilità dinanzi all'incarnazione del Verbo. Sentiremo il prologo di San Giovanni nella notte, nella messa del giorno di Natale, non della notte. Prologo che, come chi la conosce sa, nella messa che è stata celebrata per 1500 anni, mica una settimana, insomma, nella Chiesa veniva sempre letto al termine della messa, sempre. Il Verbo si fece carne, a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, a quelli che non sono nati da carne, né da volere di sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, quelli che credono nel suo nome. Ci sono quelli che credono e poi ci sono gli apistois, quelli che non credono. Alfa privativo e pistos vuol dire credente in greco. Oppure quale rapporto ci può essere tra la giustizia, la di Caiosione, la giustizia è la scelta di coloro che vogliono vivere secondo la volontà di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, e l'iniquità, attenzione, in greco è più bello il termine, è anomia, cioè senza legge, letteralmente, cioè quelli che vogliono fare quello che gli pare, che vogliono essere se stessi legge a se stessi, che non riconoscono una legge superiore, una legge che non viene posta dall'uomo. Oggi le uniche leggi che gli uomini riconoscono sono quelli che si fanno da soli, senza nessun tipo di riferimento e di dipendenza né dalla legge naturale né dalla legge divina, che sono misconosciute. Quindi sono tutti quanti degli anomei, senza legge, quindi che si lasciano guidare da quello che ritengono essere loro giusti. Ma non ci può essere rapporto tra la giustizia e l'anomia, e né ci può essere comunione, coinonia, tra luce e tenebre. Tutto il Vangelo di San Giovanni è costruito, abbiamo fatto l'ultimo ciclo di incontro biblico fatto proprio qui in questa parrocchia, è stato lo Vangelo di San Giovanni. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto. Luce e tenebre, no? Ci sono i figli della luce e i figli delle tenebre. Quale ancora intesa? In greco, bellissimo, no? Il termine sinfonesis, da cui deriva in italiano sinfonia, no? Sappiamo che una sinfonia è quando
in un'orchestra tutti gli strumenti suonano in maniera concorde, cioè perché suonano lo stesso spartito. Se qualcuno se ne va per conto suo si sente subito, no? Tra Cristo, attenzione, qui è Beliar. Beliar è il nome di un demone, a quanto ne sappiamo. Ci può essere forse sinfonia tra Cristo e il nome di qualche demone? Direi proprio di no. Ma nemmeno, e questo è un po' più divisivo, diremmo oggi, o politicamente scorretto, tra un fedele, cioè tra un pistos, uno che ha fede, e un infedele, cioè un apistu, uno che la fede non ce l'ha. Ancora, quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo il Tempio del Dio vivente. Attenzione, non è che questa è un'espressione di superbia. No, noi siamo il Tempio del Dio vivente, amici carissimi, per un motivo molto semplice, perché noi siamo stati battezzati. Battezzati significa non soltanto che ci è stato tolto il peccato originale, ma che in noi è stata infusa la grazia santificante. Amici cari, noi se stiamo in grazia di Dio, come si spera che sempre stiamo, noi possiamo ricevere la Santa Comunione. Altro che Tempio di Dio, cioè nella Santa Comunione, Dio in persona viene dentro di noi, fa il primo poggio sulla nostra lingua, ma poi si fonde con noi. Cioè, nelle chiese ci sono i tabernacoli dove viene custodita l'Eucaristia. Ma l'Eucaristia è stata pensata dal Signore non solo per rimanere come attestazione del suo amore nei tabernacoli di pietra, nelle nostre chiese, ma soprattutto per entrare nei tabernacoli di carne, viventi, che siamo noi. Non è la stessa cosa la vita di una persona che fa la comunione e la vita di uno che questa grazia non l'ha avuta. Per carità, può darsi senza colpo, può darsi che ancora non gli è arrivato l'annuncio del Vangelo, può darsi che non stia nelle condizioni soggettive di aprirne il cuore a questo annuncio, noi non possiamo giudicare, ma non è la stessa cosa. Fuori di coloro che vivono come tempi di Dio, ci sono gli idolatri. Uno che si nutre dell'Eucaristia, non è possibile che vada presso agli idoli del mondo. Le tre S, ma sesso, soldi e successo, se si preferisce le tre P, potere, piacere e possedere, non è possibile. O è l'uno o è l'altro. E andiamo al culmine della provocazione di San Paolo. Perciò, e qui attenzione, qui c'è una citazione dell'Antico Testamento, San Paolo non è che sta parlando a nome suo. Qui sta citando brani dell'Antico Testamento. Uscite di mezzo a loro e riparatevi. Non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. Quindi, pensiamo, no? Uscite di mezzo a loro, nel senso, badate di non farvi coinvolgere dal loro errore. I cristiani certamente vivono nel mondo e danno testimonianza al mondo, ma sono ben attenti, perché non sono sciocchi, a non farsi rimangiare dal mondo, perché il mondo ci può tranquillamente riportare dalla parte sua, ed è questa la volontà di chi odia la nostra anima, cioè il nemico di Dio. E quindi se si vedono le brutte, piuttosto che farmi io ingoiare da te, sarò io ad allontanarmi. Capiamo ovviamente il senso corretto e giusto in cui sono da intendere queste espressioni, evidentemente, no? Ecco, in questi giorni dobbiamo assolutamente ritornare a questo grande mistero. La spaccatura in due che si determina con l'avvento di Gesù, e concludiamo questa meditazione, non è certamente una cosa gradita
se dipendesse da Dio non dovrebbe determinarsi nessuna spaccatura, tutti dovrebbero accogliere il figlio suo e lasciarsi riempire da quell'amore infinito che ci porta. Questo è quello che Dio vuole. La spaccatura, direbbe San Tommaso, è una cosa che si determina per accidenti, non dipendente dalla volontà positiva di Dio, ma purtroppo dalla cattiva volontà dell'uomo. Perché è certo che in nessun altro c'è salvezza, ma che in nessun altro c'è salvezza è cosa che l'uomo deve riconoscere liberamente, accogliere e vivere di conseguenza. E quando questo non avviene, inevitabilmente si determina una divisione tra la luce e le tenebre, tra il Tempio di Dio e gli idoli, tra Cristo e Beliar, tra fedeli e infedeli. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.